Paolo Grasso apre le porte della poesia agli spazi urbani e i suoi versi si intrecciano con l'io dei passanti. In collaborazione col Bar Piazza Grande, il poeta ofitano ha presentato il suo poemificio a Grotta Minarda. Il poemificio vuole essere un presidio di versi custom, uno spillatore di poesia fresca ed istantanea, come ama definirlo l'ideatore. Un esperimento di socialità poetica riuscito che ha incuriosito e coinvolto tutti i presenti che sono stati omaggiati con versi composti al momento con la Olivetti Vintage del 69. Tante persone sono rimaste molto entusiaste delle mie composizioni. Io scrivo poesie da sempre. Con gli anni questa passione, diciamo, è aumentata sempre più. E ultimamente mi sto dedicando anche, diciamo, a presentare queste mie composizioni poetiche anche, tra virgolette, on the road. Sto proponendo un tipo di poesia che è molto, molto, diciamo, estemporanea, simile un po' al jazz, nel senso che creo qualcosa che sul momento, che 10 minuti prima ovviamente non esisteva, su un titolo a piacere dell'interessato compongo dei versi. Spillo poesia, poesia fresca ed istantanea, un po' come la vita, no? E su titoli ovviamente, come detto, a scelta degli interessati. La cosa ha riscosso un bel successo e mi ha fatto estremamente piacere.